caso Licitra non si è ripetuto, a furor di popolo è Anastasio il vincitore di X Factor 12. Il giovane rapper 21enne ha trionfato nell'edizione più memorabile, caratterizzata da ascolti record e talenti eccezionali. In finale Anastasio e Naomi, uno scontro entusiasmante che ha visto sfidarsi rispettivamente la potenza delle parole e quella della voce. Nonostante fosse il favorito, in molti hanno creduto che si ripetesse la situazione dello scorso anno, quando i favoritissimi Måneskin sono stati sconfitti a sorpresa da Lorenzo Licitra. Suoni distorpici e un misto di indie pop, è stato Mia Hill a chiudere la stagione 2018 di Radio 2 Live, lo show condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il cantante, reduce da un anno pieno di soddisfazioni, ha entusiasmato il pubblico con parte del suo repertorio. Immancabile la hit Who You Are, il singolo che lo ha fatto conoscere in Italia. Mia Hill tornerà nel bel paese a marzo per due concerti a Milano e Roma. La prossima a salire sul palco di Radio 2 Live sarà Alice Merton il 25 gennaio. Reduce da un 2018 speciale, Fabrizio Moro, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti in uscita in primavera, ha annunciato 4 live nel 2019. Il cantante di Pensa si esibirà nei palasport di tutta Italia con un doppio show nella sua città, Roma. I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su ticketone.it e dalle ore 11 di giovedì 20 dicembre nei punti vendita e nelle prevendite abituali. L'attesa è finita, debutta il prossimo 22 febbraio la seconda stagione di Suburra, la serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, il secondo capitolo della serie è ambientato nei 15 giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, a 3 mesi dalla fine della prima stagione. La battaglia tra criminalità organizzata, politici corrotti e la Chiesa si fa ancora più intensa e i personaggi diventano sempre più affamati di potere. Notorious Pictures ha rilasciato il trailer di Playmobil The Movie, diretto dal veterano della Disney Lino Di Salvo. La pellicola, al cinema nel 2019, porta il pubblico in un'epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo lungometraggio ispirato agli amanti e pluripremiati giocattoli Playmobil. Ricco di umorismo e azione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.